Perché noi, capito, non è che abbiamo portato qua qualche cosa. No, abbiamo creato qui. Però questo indica una difesa completamente diversa. Perché non hai portato un lavoro, cioè non, è, non ha nessuna difesa il lavoro. Quando lo porti ha una difesa del posto che lo puoi portare. Qua no, è completamente scoperto. Poi questo è pure un mondo bello difficile. Che? Qui dico è un mondo difficile il discorso. No, ma è molto difficile. Cioè proprio il discorso della comunicazione. No, molto difficile, a livello linguistico è difficile. Ma anche tra di loro, non è che tra di loro. Anche loro vivono un casino, di un'apertura che non controllano, capito? E noi gli offriamo la possibilità di fare che noi lo stesso, potevamo non farlo. Ah, certo. Però si fa perché veramente è un paesaggio straordinario. No? Potrebbe entrare qua. Pieno di macchie, cioè delle macchie così, però è tutto è del casuale, diciamo, no? Perché anche quella macchia è casuale. Certo, no? Per te non hai mai disturbato l'origine, hai sempre... No, ma è uscita così, così, guarda qua, è una cosa... Come la macchia? Sembra una vecchia barca, una vecchia nave. Io penso che loro l'abbiano sì, no, va bene, non tutto perché no, non è possibile non capire è possibile, tutto. Però una parte ecco. Sì. Cioè. Vabbè, loro capiranno in ogni caso. Secondo, posso io dico che è una cosa importante questa operazione? Importante no, l'operazione è importante, ma bisogna... Perché vedi una cosa, tutto che è fatto anche dentro la fabbrica, la cosa, i ferri, è tutto approssimativo. Non c'è una linea dritta, non c'è. Io accetto quella loro approssimazione, capito? Sì, sì, certo. Per conto mio non lo faccio così. No, no, lo so. Ma certo, però è così la realtà. La realtà è questa, certo. Dunque certo, lo faccio anch'io. Tu come ecco. Artista e creatore vorresti farlo in un'altra maniera. No, 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 io gli dico quello che penso, anzi, cioè su questi frammenti, no? Certo. E che questo è lo scopo, cioè questi frammenti. Che hanno una lettura un po' così, una lettura quasi esoterica di quella, certo, quello che è successo. Perché loro non ci hanno mai pensato. No, non ci pensano, non capiscono quello che hanno perduto.
per fare tutti questi casi hanno perduto una cosa enorme di civiltà, migliaia di anni, ecco, certo. Hanno cambiato la civiltà, che è una cosa drammatica. E beh, loro hanno una lettura diversa, secondo me, del mondo rispetto a quella che abbiamo noi. No, perché noi eravamo delle civiltà coloniali, queste cose lì, sappiamo benissimo di che cosa si tratta, no? Anche noi abbiamo lasciato avere uno sviluppo, no? In realtà.烧的时候有问题就摔碎了，那么现在发现的很也蛮多的，但是对搞收藏的人还是很有意义的，因为他们还是能对当时的烧制情况，因为要是完整的就很贵嘛，非常贵。那么现在看到的完整多数是拷贝，那么只有碎的是真实的。 Perché non si spiega? Non si spiega la cosa. Perché noi in Italia, sai, delle coppie li facciamo su tutto, sulle etrusche, su qualsiasi cosa. Questo non è di quella natura. E perché c'è un piccolo dramma dietro su quella cosa secondo che manca, no? Quella cosa che manca, ecco. Forse manca di fronte a un grattacielo, queste cose qua, manca. Non è che il grattacielo non è bello, no? Non è questo. Però non è di questa logica. Ecco, e dunque dici, ma che cosa aspettiamo noi dalla Cina? No? Aspettiamo una nuova logica. E questa è la cosa, quello che manca a noi, perché la nostra è esaurita dall'uso, no? Come trovi come lavoratori? Quelli, bravissimi. No? Perché sanno lavorare insieme. Ma guarda che i cinesi sono molto bravi, ma mica da adesso. Certo. Loro hanno un'altra logica della nostra, non è la stessa. E dunque hanno un loro modo di essere. Forse noi qualche volta non li capiamo nemmeno. Allora con la logica è diversa. Sì, è molto, molto diverso. L'approccio sociale. E poi sono molto comunitari questi qua, e noi no. Bello questo spazio adesso che si sta imprendendo, no? Sì, è troppo alto, ma però... Però è bello. Però va bene. A me i musei, quando hanno i muri dritti, vanno benissimo. Quando cominciano a muoversi i muri, non va bene niente, perché non puoi mettere nulla. Mi piace molto un paese che in qualche maniera
in un momento, o questo momento storico, esprime un'epicità. Ecco. Forse in questo momento mi piace la Cina anche per questo, ecco, che esprime un'epicità. Poi mi è piaciuto l'America perché a suo tempo era epica, no? E abbiamo girato, è bello. E se uno ama questo tipo di cose, no? Però a me mi piace. No? Di solito faccio sempre una passeggiata così, molto bello. No, questo è secco come cosa, una macchia, una cosa. Che Dio ci protegge. È troppo secco, troppo secco. Che cosa? Questo quartiere l'abbiamo visto crescere. Sì. E cresce, le case lì non c'erano, sono cresciute. E qui aumentano, fanno i fondamenti, tra poco c'è questi palaccioni enormi. Mi tocca andare via, io non so. Guardate quel muro verde, l'abbiamo fotografato. Sarà lo volevo mettere sulla copertina del cartale. è bellissimo. Sì, è molto bello. Beh, adesso invece di questo verde... No, mettiamo questo. Non vuoi, Gianni? No, non sono stato d'accordo. No, non lo volevo fare così. Perché sembra un capote militare quella cosa lì. Lo metterò così, in vista, ma no, all'altro, ma non così. Perciò sono andato a comprare 2-3 capoti a Roma, lì a Porta Portese, è molto meglio. Sembra un uomo che tiene il capotto. Guarda, questo è veramente... È bellissimo questo. Attenda, No, non lo fa troppo dentro di quello... Lo appiattisce il coso. No. Però è incredibile questa operosità a fare i moduli. E ci ha dato tutto. E andiamo via, basta. Vai. Avanti con la vita. E la realtà è che c'è un'intera categoria di persone che di conservare gli oggetti l'ha perso. Cioè nessuno
ha dalla sua madre o dalla sua nonna più un piatto, no? Mentre tempo fa ti davano, avevi un ricordo a me, no? Un piatto, una cosa così, oggi non c'è niente. Cioè i computer, l'elettronica, ti danno l'immagine dei piatti, ma spariscono dopo un secondo e non li ritrovi mai più. Perché loro pensano che la fotografia non ha un peso, non è vero. Cioè c'è questo immediato che sparisce, come una cosa bruciata, diciamo, no? Allora la nostra società vive in questo paesaggio fantasmagorico che vede una cosa e poi dopo un secondo sparisce, come tutti i fantasmi, no? All'epoca dei nostri nonni c'erano gli oggetti, non c'erano i fantasmi. Adesso più passa il tempo, più la popolazione dei fantasmi aumenta in maniera paurosa. Che si vedono i bottoni, più sopra, più sopra. Ecco, va bene, va bene. Questa cosa qua è una maniera per mettere solamente le cose, queste cose qua vanno solamente all'interno dei buchi, no? Lì che si formano le cavità, non tutto pieno, ogni tanto si mettono delle cose. Sempre io avevo fatto questi labirinti, che l'ho fatto a Milano, anche a Roma prima alla Galleria d'Arte Moderna, poi a Berlino alla National Gallery, e c'erano sempre il carbone sopra, perché il carbone mi ha accompagnato la vita come idea, non come stasera arriva il carbone. E vabbè, ma chi lo mette? Chi lo mette? Adesso tu dai istruzioni e lo metteranno stanotte. Ah sì, buonasera. La notte si mette a lavorare questi qua. Sì, sì, loro non hanno problemi di servizio notturno. No, e per il problema è che fare due piani con questa rapidità è quasi impossibile. Però qui tutto è possibile, in Cina tutto è possibile. Impossibile, cioè non bastano le ore. Tu lo sai che vuol partecipare pure all'inaugurazione il capo del Museo Nazionale? Lo so, ma bisogna che sia qualcosa nell'inaugurazione. Qualcosa gli faremo vedere. Ragazzi, mica i miracoli si fanno. Qualcosa gli faremo vedere. Questo è un paese dove anche i miracoli si possono fare. Sì. Io non è l'unico paese che si possono fare ancora i miracoli. Guarda, io sono laico, no. Non ci credo. Miracoli, no. Per un pittore informale è materiale, ma per me no, perché un quintale di carbone non è materiale. Cioè, se tu lo metti dentro in uno spazio pubblico è completamente diverso, diciamo, perché polarizza lo spazio e si unisce all'architettura. Dunque non riguarda la materia. Non è che vengo a essere attratto dal minerale, diciamo, di quello che esce dalla terra, da quello. La sua condizione per me è quella ottocentesca, che è lavoro, è tutto che è intorno
a questi mucchi enormi che era legata l'energia per un secolo, no? E questo è il carbone, e con le sue vecchie angosce degli uomini che l'hanno trattato, e quello che ha condizionato e ha creato etica e estetica. Quando gli antichi romani andavano in Inghilterra come niente forse, ogni settimana stavano lì, hanno cominciato a viaggiare, ecco, sì, anche a globalizzare. E hanno avuto anche l'invenzione del mattone, non era la pietra ma il mattone, dunque il mattone è un multiplo. Con quello è partita la... Questo è partito la civiltà, diciamo. Gli Incas non avevano la rota, Incas, e dunque hanno perso, perché la rota è la rota. Il giallo avevo fatto uno in Spagna che era nero, mentre qua mi sembrava meglio il giallo, però è una tela dipinta poi rimessa su una cosa qua, non... appena toccato, tutto è appena toccato, e la formalizzazione nasce da quel tocco. Bello, è molto bello. Bellissimo. Eh? Molto bello, molto. Ecco, come loro dal piatto lo portano in bocca, che è differente. Ecco, che questo è veramente, è questa la diversità di questa bellezza. Sì, è diverso, i cinesi erano sempre molti. E hanno il problema di questa formalizzazione che rappresenta una quantità enorme di uomini, no? E dunque i segni cambiano anche per questo, anche il respiro crea un'angoscia, no? Fatto di una quantità così tremendamente grande, e la sua bellezza e la sua estetica, però loro hanno questo amore e fede nel paesaggio, e noi l'abbiamo in realtà all'uomo. Io veramente capisco tutto, li capisco, non mi spaventa, cioè questo segno lì o la cosa, non mi spaventa. Perché dappertutto cerco di trovare l'eccellenza, no? E io so che l'eccellenza non è patrimonio di un popolo o di un altro, è dei popoli, no? Allora ci sono delle cose eccellenze, verticali, che comunicano, anche comunicano fortemente. Dunque non mi perdo e non mi spavento. Thank you.
diversi anni fa. Medea, no? Antigone? E questo è un disegno. E l'altro delle donne del neorealismo. Dentro questi bicchierini, che questo è anche, l'avevo fatto in una cosa a Chani in Francia, in una galleria che era immersa nel paesaggio, avevo messo grappa, anche qua metterò grappa, è un elogio agli alcolisti. Ah. Cina che lei sta sperimentando ormai da 2 anni, è una Cina che è pronta a recepire il suo lavoro? Io ho anche un'esperienza di teatro, ho fatto molto, e so bene, cioè, che l'attore quando va alla scena c'è il pubblico avanti, ma lui non vede il pubblico, no, e dice quello che è l'elaborazione letteraria gli impone di dire. Ha potuto determinare una lingua, la mia lingua, e naturalmente questa la uso, se no sarebbe incomprensibile, cioè è incomprensibile anche andare oltre, essere dialettico vuol dire che hai una tua integrità messa nel piatto. Ecco. Non so, io le prime cose che ho fatto erano queste cose con le lettere, gli anni dal 59 fino alla cosa. E allora eravamo impressionati da Ungaretti e la fonetica, no? Appunto, parlato della Cina, la scrittura è in per se stessa un'idea del paesaggio, mentre la nostra alfabeto e costruzione, non si sa dove è fatto questa lettera, è fatto dentro al labirinto, però è fatto in un punto, in un posto di potere.
mentre l'altro tu lo vedi è fatto da pittori, da un popolo di pittori. Cioè, la musica moderna di un certo Cage e tutti questi qua hanno una volontà aritmica. Dunque è evidente che se tu prendi una cosa così non riguarda l'armonia dell'Ottocento, manca la tonalità e mancano tutti questi modi armoniosi, ecco, che la borghesia dell'Ottocento aveva premiato. È disarmonico, sta sul pavimento, però, guarda caso, cioè, costituisci un nuovo universo di cose e di in musica di suoni. Ecco, se non tieni conto, diciamo, della musica di Keats e di un certo tipo di letteratura, questo tipo di lavoro non è leggibile, ma non è disarmonico, però si tratta di un'armonia di un altro tipo. Ma non vuol dire niente firmare, vuol dire formare la cosa, non vuol dire niente. Non è molto grave. E invece è grave questo, gravissimo. Immagini il salon che firma le pietre. Non è possibile, scusa, non è fatta per quel tipo di lavoro. Con gli operai ha stabilito un rapporto personale? Erano bravissimi, bravissimi, molto. Poi è incredibile, io non parlo nessuna lingua e loro capiscono. Mettiamo ancora una cosa, una linea di bilancino. Aggiungiamo? Bisogna, perché questo qua diventa come un vestito, c'ha sopra le due cose e non so perché è andato così. E sotto non è aderente. Thank you.
La nascita, diciamo, dell'arte povera sono delle ragioni varie. Cioè, nata agli anni 60, no, dunque delle ragioni anche politiche e ideologiche, però importante appunto anche il problema dell'uscita del quadro, affrontare l'esperienza espositiva, dare all'esperienza espositiva un significato molto maggiore di quella che una esposizione di quadri nell'inizio del Novecento aveva, perché è come venire in Cina e organizzare una mostra, no, non è, e poi non è una mostra in realtà, è sempre è un atto unico, dunque è una drammaturgia. Ecco, io ho voluto, ecco, venire qua con una volontà, prima da viaggiatore, poi è poetica e anche dialettica. Ecco. Questa dialettica oggi è forse, in questo mondo così dilatato, è forse una vera novità. Malgrado che la dialettica ha 3.000 anni, ma però oggi è una novità, no? Una novità perché aspetti dall'altro delle risposte, di essere più maturo, dunque pronto, di accettare che lui ha ragione, e perché ti apri al dialogo. Non hai questa cosa lì, quel prodotto da spedire, ma lo fai tu. Naturalmente è una cosa così pericolosa, diciamo, alla cosa che serve, perché vedi, entri dentro alla cosa, dopo 3 giorni c'è la mostra e guagli se non è convincente. E che questo è raro. Cioè, nella storia della pittura, diciamo, prima era una cosa un po' quella, però c'è come precedente il matrimonio ebraico di Delacroix, che quell'uomo, cioè, di Parigi, che fa la cosa, la libertà, chiese le barricate, le cose così, poi si è messo a dare all'Algeri a fare un matrimonio ebraico. Cioè, è una grandissima novità, no? E da lì si può agganciare, diciamo, questa disponibilità. Sono tutti abiti da donna questi, ma per la scelta? Sono attratto. No, ma è bello, sembra un acquarello, sembra... No, io l'ho trovato al mercato. C'erano queste cose così leggere, così... Mi sembra una cosa... veramente un acquarello, sembra, perché è colorato in una maniera pazzesca. Poi lo metti così come lo mettono loro in vetrina, no? Ecco, ho cambiato vetrina. E qua c'è una cosa di litografie che mi hanno fatto in Israele, che c'erano i miei pezzi, i vecchi pezzi, e l'hanno fatto in maniera serigrafica, no? E allora li mettiamo lì come un'ipotetica retrospettiva. Però sono buone, una buona edizione, questo qui. No, è stampato.
di essere più in alto. Non è che mi sento tanto straniero qui, diciamo, non mi sento come sole abbandonato. Ma uno in Giappone può sentirsi straniero, sì. Qua ma no. Ma qui no, vero? Io non mi sento mai fuori, isolato, diciamo, No, ma perché si riesce a parlare con questo. Sì, riesce comunque a entrare in comunicazione in qualche maniera. Ma è subito anche. Sì, sì. Molte volte provocano loro. Sì, sì. In Giappone invece questo è proprio impossibile, non riesce a aprire, manco se parli la lingua, riesce a capire il loro significato. No, è molto più stilizzati, molto più il giapponese. Molte volte penso ai giovani, no? Artisti, cioè che con la loro, anche le loro possibilità, no? Le cose così, è così difficile per loro entrare quasi impossibile. No, è difficilissimo, mentre per noi era normale. Questo, io mi sorprendo perché non è che ho fatto uno sforzo eccessivo. No, però diciamo sei uscito fuori da un sistema, diciamo, classico, in un certo senso. Adesso uscire fuori per un artista giovane oggi, secondo me, cercare di uscire fuori dalla normalità. E lo paga caro. Lo paga caro. Ma è pure difficile perché devi avere proprio delle idee. No, le idee ci sono, io penso.
che il mondo non è finito, eh. E penso che i giovani artisti sono bravi come così, ma però è difficile, c'è una cosa che non è proprio il sistema che è cambiato. Sì, ma è completamente. Certo, anche il sistema di comunicazione è cambiato. È cambiato, è molto difficile farsi vedere, l'artista ha perso di potere, certo, molto. Sicuramente. E non riesci a. Senza potere non si comunica. Certo. E dunque qualcosa è successo di grave, diciamo. No, ma perché... L'economia è lo stesso che è successo alla politica, diciamo. No? E l'economia comanda in una maniera su tutti gli altri, sulla cultura, sulla politica, certo, sulla cosa. Certo. E allora lascia poco spazio. Certo. No, e sono quattro tipi che nessuno conosce che fanno comando. L'obiettivo della poesia è sempre l'amorosità.